E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui nell'officina di caricamento, un pochettino incasinata perché oggi vedremo la mia mini moto. Questo è un carburatore, sono alcuni pezzi che dovrò montare nella mini moto. Molti di voi mi hanno chiesto di mostrarvela e oggi finalmente lo farò. Ebbene ragazzi, domani è l'ultimo giorno, c'è l'ultima prova che farò in pista prima della gara. Domenica ci sarà una gara, probabilmente farò una diretta su Facebook, quindi c'è in diretta la gara. È alle ore, circa alle ore 3. Mettete mi piace alla pagina Facebook che lì vi dirò l'orario preciso dove e quando guardare la gara. Comunque non è una gara ufficiale, è una gara così che facciamo tra noi, però è veramente molto molto bella e ve la farò vedere. Bene ragazzi, prima di tutto dovrò sistemare tutto questo casino e dovrò sistemare alcune cose e montare alcune cose per riuscire a girare domani. Perfetto ragazzi, oggi ho acquistato questa fantastica cassettina in modo da mettere tutto l'occorrente. Comunque va bene, vi faccio vedere subito la mini moto. Eccola ragazzi, questa è la mini moto un po', diciamo, tanto distrutta perché provandola, cadendo eccetera, si è distrutta. Infatti abbiamo qui la marmitta sganciata, tutto il resto. E oggi dovrò sistemare quelle piccole cose che andremo comunque ad aggiustare, sistemare, in modo che poi domani si corre sul serio. Allora, per quanto riguarda le gomme, adesso vi elencherò tutti i pezzi eccetera. Molti di voi magari non capiranno, però alcuni di voi mi hanno chiesto perché non ci spieghi lo stesso i pezzi che monti eccetera, così magari da confrontarci. Va bene, lo farò. Ok, parliamo della ciclistica. Questa è una Stamas, infatti possiamo vedere l'adesivo Stamas Racing, anno 2010. Un ragazzo che alla 2013 mi ha detto che questo telaio per la pista in cui giriamo è molto meglio perché è molto più agile. Però vabbè, non sono un professionista comunque, quindi non posso deciderla, non posso capirlo adesso, ecco. Abbiamo nella parte posteriore una gomma Mitas. Di solito si utilizzano le PMT T41, però io utilizzo le Mitas. Ho dovuto fare una piccola modifica qui. Ho dovuto mettere il nastro isolante nella parte anteriore. Questa mi è stata detta di fare questa modifica qui e funziona realmente. Di mettere il nastro isolante in modo da aumentare il diametro del cerchio e riuscire a far tallonare, sì, in gergo si dice tallonare, la gomma senza che si stalloni e si sgonfi, diciamo. Sono tubeless, quindi senza camera d'aria eccetera, quindi funzionano così. E appiccicano in una maniera veramente spaventosa. Questa è la gomma dei kart che si appiccica alla gomma. Questa bisogna toglierla. Continuando con la ciclistica, qui abbiamo un freno formula idraulico qui nella parte anteriore e un freno meccanico nella parte posteriore, con ovviamente la pinza flottante nella parte posteriore e il disco flottante nella parte anteriore. Qui l'aerografia 11 salvo Stamas Racing, veramente molto molto bella. Qui abbiamo la strumentazione, la Stage 6, che mi misura i giri del motore e la temperatura. Molto importante la temperatura, perché qui ragazzi abbiamo un impianto custom a liquido per raffreddare ovviamente il nostro cilindro. Sì, sostanzialmente funziona come il raffreddamento della CPU. Grazie a questi piccoli radiatorini questo migliora, diciamo, il raffreddamento, dicono. Però vediamo. E questa è la pompa che comanda il tutto. La pompa è collegata tramite una cinghietta alla ruota dietro. Magari quando la sposto ve la farò vedere meglio. Fa muovere la pompa ovviamente e fa circolare il liquido. In questo caso fa circolare l'acqua distillata, perché non si può utilizzare il liquido in pista, perché è veramente molto pericoloso. Se si crea una pozza di liquido a terra è molto molto pericoloso, perché si raggiungono velocità assurde. Cioè in meno di 100 metri si riesce ad arrivare a velocità come 80-90 km/h, quindi sono un concentrato di potenza piccolissime. Sì, io inizialmente pensavo di non starci su, comunque che era un'esperienza brutta, però una volta che l'ho provata è veramente fantastica. Abbiamo una marmitta che non so precisamente quale marca sia, avviamento BZM, bobina, candela eccetera, queste sono cose un pochettino più complicate. Dovrò pulirla per bene, perché qui diciamo il colore è saltato tutto con la benzina, una cosa
veramente assurda e ci sono tantissime cose da migliorare. Ringrazio il team Cristiano Corse, che vi lascerò il link in descrizione. Prepara motori, è veramente molto molto bravo. Mi ha preparato questo carter e questo cilindro. Questi motori arrivano fino, non so, 18 cavalli, 19 cavalli, cose veramente paurose. Questo è un 40cc, esistono i 40cc e 50cc, centimetri cubi in questo caso, le 50 ovviamente sono molto più potenti. Qui stavo smontando il carburatore, questo si chiama carburatore, che permette l'inserimento della benzina all'interno del cilindro. Questo è un filtro, uno ad alte prestazioni. E niente ragazzi, dopo una caduta si è piegato il semimanubrio sinistro e dovrò sistemarlo anche questo, dovrò ricollegare la marmitta, questo sempre dopo la caduta, perché ho preso una caduta veramente bruttissima, ho pure sbattuto la testa, però ragazzi sto bene, la moto diciamo che non si è fatta niente, perché in curva, mentre curvavo sulla destra, si è tolta la catena, togliendosi la catena ha bloccato la ruota posteriore, quindi sono volato sostanzialmente. Qui abbiamo dei tendicatena per poter stringere di più la catena o meno, per evitare appunto di farla saltare. Qui abbiamo il gas rapido, questo è un acceleratore rapido, nel senso che non dobbiamo fare tutta questa gran escursione prima di arrivare al massimo del chiamiamolo accelerazione. Ed il telaio è stato riverniciato da me, ovviamente adesso è un pochettino sporco, è molto sporco perché lo andrò a pulire, è stato riverniciato tutto da me, anche il telaietto dietro, il telaietto reggisella eccetera, ed è un telaio ad alte prestazioni perché è una marca completamente italiana. Esistono le repliche cinesi, comunque di questa marca qui non esiste una replica cinese, esistono delle DM è un'altra marca buona italiana, delle Polini, anche Polini diciamo è più conosciuta, sono delle repliche però con magari telai con materiali un pochettino più scarsetti. Diamo una sistemata all'officina. Sistemiamo qui all'interno, questo è un frena filetti, è molto utile per le viti, per evitare magari che si svitino da soli. Qui ho acquistato delle chiavi della Mannesmann su Amazon, veramente fantastiche, che mi permettono di avere una chiave a... Io la chiamo chiave a cricchetto, chiave a crick, come volete chiamarla, che è veramente molto utile in pista e mi permette di smontare quasi tutta la minimoto con questo piccolo kit. E qui un grasso professionale per catena, molto utile. Delle portaminuterie, questo è utile per inserire all'interno i getti, che i getti sono degli elementi diciamo di regolazione per quanto riguarda il carburatore. Quindi ho queste piccole cosine qui e tengo tutto all'interno. Dovrò mettere anche delle nuove manopole. Sostanzialmente per regolare una minimoto la cosa più importante è avere una buona frizione e regolata bene, avere un'ottima carburazione per quanto riguarda il carburatore. Quindi se si hanno queste due cose, il motore funziona perfettamente, la moto va veramente forte. Ho preso anche dei piccoli pennelli, questi per pulire ovviamente il carburatore, pulire dei pezzi anche con la benzina eccetera, per sgrassarli, ecco. Qui ho tutte le viti molto molto utili per fissare tutto, delle con da testa esagonale, tubo benzina comprato su Amazon ma fa leggermente anche perché è veramente molto molto duro e quando si piega si chiude così, quindi è veramente inutilizzabile, però vabbè, può servire per altri scopi. E adesso farò la cassettina, sistemerò la cassettina degli attrezzi per portarla in pista. Alcuni fanno what's in my backpack ed io farò what's in my cassettina degli attrezzi. Questo per gonfiare le gomme lo porto io da casa perché quello che c'è in pista lo si butta ovunque, non è preciso, ecco, questo è veramente molto preciso perché è molto importante la pressione delle gomme. La pressione delle gomme in bar la portano 0,9 nella parte anteriore e 1,2 nella parte posteriore, comunque in base al peso del pilota, in base ad altre cose, comunque la regolazione è diciamo personale, va da pilota a pilota. Mettiamo questa qui dentro. Ho questi guanti che metterò adesso perché mi servono. Guanti veramente molto molto utili, come già detto, li metterò
per mettere le mani sulla mini moto, ecco. Sono ultra economiche, 1,90 euro credo, però mi proteggono le dita, fanno il loro lavoro. Un cacciavite a taglio, molto utile per le regolazioni. Un panno in microfibra, questo è molto utile perché pulisce in una maniera spaventosa. Mettiamolo qui da parte. Un calibro, questo serve per regolare la frizione, molto utile per regolarla e regolare le massette in modo preciso. Qui dei togli siger, qui delle chiavi inglesi che ancora devo aprire, probabilmente le aprirò in pista. Qui delle chiavi a brugola lunghe che sono molto utili per smontare il collettore. Molti non sanno magari quello che cos'è, dirò dei termini un pochettino diciamo più tecnici per quanto riguarda i motori, però ci sono alcuni di voi che li capiscono. Il collettore è nella parte dell'alimentazione, l'inserimento della benzina all'interno del motore, e queste chiavi lunghe sono veramente molto utili. Poi una pinza a becchi fini, questa è veramente molto utile per togliere i siger, togliere qualsiasi cosa, tutto fare diciamo. E un cacciavite, questo è il fratello del cacciavite da 30 cm che vi ho fatto vedere l'altra volta, che è molto utile per svitare le viti. E questo il portaminuteria di cui vi parlavo. Grasso per catene, molto utile perché si deve spruzzare spesso, ogni volta magari che vado in pista lo spruzzo per lubrificare per bene la catena. Porto con me sempre un taglierino che è veramente utile, ed ho un'altra scatola per inserire all'interno tutto ciò che mi serve per quanto riguarda la miscela, quindi vari oli, olio anche per quanto riguarda il freno formula, che ha bisogno di una diciamo periodica revisione. Poi ho tubi dell'acqua, fascette eccetera, che tengo appunto in questa scatola delle meraviglie, e alcuni ricambi che sono veramente molto molto utili. Fatto questo, aggiungo la parte superiore della cassettina e richiudo il tutto. E ragazzi, sono pronto per andare in pista. E niente ragazzi, non vi lascio la parte noiosa, quella dove vado a pulire tutta la mini moto. E niente, spero che vi sia piaciuto questo video. Purtroppo alcuni di voi magari non hanno capito un tubo, una mazza, però alcuni di voi mi hanno chiesto di portarvi anche questo tipo di video. E se volete il video dove corro con la mini, dove appunto vedrete in funzione questa bestia, mettete tantissimi piace e ditemelo nei commenti, che sarei molto contento di mostrarvi in azione questa mini moto. E niente ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bellissimo mi piace, se non vi è piaciuto un non mi piace, commentate per farmi sapere che cosa ne pensate, e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Ci vediamo nel prossimo video e ciao.